Sabato 13 luglio, buongiorno e bentrovati. Il nostro appuntamento quotidiano si rinnova e si rinnova anche il mio buongiorno per te, Giovanni. Buongiorno Antonello, buongiorno a tutte voi e a tutti voi, buon sabato. Lo sapete, notizia di ieri, ne abbiamo dato anche risalto all'interno dei nostri notiziari e in particolar modo mi riferisco alle novità che interessano l'ex Ilva di Taranto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto la comfort letter della Commissione Europea riguardante il cosiddetto prestito ponte. Ne abbiamo parlato diverse volte, ammonta a 320 milioni di euro per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Lo ha reso noto lo stesso Dicastero guidato dal ministro Adolfo Urso. La lettera, è scritto nella nota, esprime una valutazione positiva sui termini del prestito, che prevede un tasso di interesse annuo dell'11,6%. Questa conferma attesta in particolare la validità, hanno comunicato dal ministero, del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato. Una notizia, questa, commentata da diverse sigle sindacali nazionali, fra queste anche c'è un intervento, una dichiarazione che ascoltiamo insieme del segretario nazionale della FIM CISL, Valerio Dalò. Positivo da parte dell'Unione Europea l'ok per il prestito ponte, era una delle condizioni che si aspettava, perché tutto quello che è previsto nel piano di ripartenza è chiaro che è strettamente legato alla presenza di risorse con cui fare investimenti, manutenzioni ed acquisto di materie prime. Anche tutto ciò che abbiamo davanti sindacalmente, come la discussione sulla cassa integrazione, è legata ovviamente alla ripartenza degli impianti e all'aumento dei volumi produttivi. Condizioni queste che sono possibili solamente se si hanno le risorse per poter fare quanto previsto. Lo abbiamo detto dall'inizio della nuova amministrazione straordinaria, che doveva essere solo il primo passo, ma che poi la gestione commissariale doveva essere messa in condizioni con le risorse dovute per poter procedere. Questo è uno degli obiettivi che ci si era proposti nel breve termine e speriamo che sia appunto una partenza per quello che è il rilancio del sito, o almeno fino all'arrivo al bando di gara, che sarà poi il vero snodo che dovremo affrontare in futuro. Bene, approfondiamo questa notizia che oggi ovviamente troviamo sui quotidiani e che fa un po' sintesi su quello che potrebbe essere anche lo scenario futuro, gli step futuri. Giovanni, raccontaci pure. Beh, intanto tenete presente appunto che nelle pagine dell'economia, pagine nazionali dell'economia di Repubblica è riportata proprio questa notizia: l'Unione Europea sblocca 320 milioni per l'ex Ilva, prestito di Stato a un tasso dell'11,6%, ed è sicuramente un dato che va salutato positivamente, perché in qualunque caso sotto questo aspetto si può pensare ad altro, ad altri sostegni per il tipo di programmazione che è in corso. Va detto che il Ministero delle Imprese in una nota sottolinea che l'ok europeo attesta la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato. Quindi immaginate, in questo discorso complessivo non è un aiuto di Stato. Come sapete, l'aiuto di Stato spesso finisce per essere a fondo perduto, invece questo è un intervento di prestito che servirà proprio per andare avanti, e soprattutto il tasso 11,6 in questo caso, anche questo è salutato positivamente, però il futuro è ancora tutto da scrivere, i nodi da affrontare sono tanti, si va dalla richiesta di cassa integrazione avanzata dai commissari per gestire il calo della produzione, al piano di rilancio industriale occupazionale, dalla vendita degli impianti alle questioni di natura ambientale. Ovviamente non va dimenticato che ci sono altre trattative interessanti in corso, cioè nel senso trattative degne di interesse, i cosiddetti players, coloro che si fanno avanti per poter entrare all'interno della struttura azionaria dell'azienda, aumentano, ce ne sono ormai quattro, ce n'è l'ultimo qualche giorno fa, ne abbiamo parlato, è canadese. Insomma, sotto questo aspetto va detto che giustamente il ministro Urso dice: siamo sulla strada
giusta. Insomma, i senatori di Fratelli d'Italia, Melchiorre e Zullo, dicono: così si salvaguarda la principale centrale siderurgica della nostra nazione e anche dell'Europa. E la buona notizia è riconosciuta, abbiamo sentito già una dichiarazione di un rappresentante sindacale, ma leggo anche che Palombella della UILM dice: è una buona notizia, ma ora confronto col governo sul piano industriale. Riteniamo positiva, dice appunto Palombella, l'approvazione del prestito ponte da 320 milioni di Acciaierie d'Italia in amministrazione speciale. Ora ci sono le condizioni per con la convocazione del tavolo a Palazzo Chigi, che abbiamo richiesto da settimane, per riprendere la discussione con il governo sulla strada, sulle prospettive dell'Ilva, sul piano industriale di ripartenza, sulle ulteriori risorse da mettere a disposizione dei commissari. Lo dice appunto Rocco Palombella, segretario generale della UIM, aggiungendo che i 320 milioni di euro, come abbiamo più volte ribadito, rappresentano una buona notizia, ma non sono sufficienti per il rilancio della produzione, il riavvio degli impianti e il ritorno al lavoro di tutti i dipendenti, i lavoratori. E poi non dimentichiamo anche il processo di decarbonizzazione, che dovrà essere contemplato anche all'interno delle azioni che saranno intraprese, che nasceranno alla luce dei 320 milioni di euro concessi appunto come prestito dall'Unione Europea. Bisognerà pensare anche a quello, bisognerà lavorare sul fronte della decarbonizzazione, bisognerà tutelare in parte e rispondere, con questo si può fare tranquillamente con questa cifra, rispondere alle richieste delle aziende dell'indotto che ne hanno necessità. Insomma, è una notizia positiva che però non ci deve come dire, far abbassare la guardia, non tanto a noi ma soprattutto ai sindacati, ma soprattutto anche a noi come operatori dell'informazione, essere sempre presenti per capire che cosa succede giorno dopo giorno nell'ex Ilva. Giovanni, prima di passare invece alle notizie più attuali e quelle che stanno alimentando il dibattito in queste giornate, legate alla politica, con i vari posizionamenti, lo scenario per quanto riguarda la proclamata giunta regionale in Basilicata e di contro anche la situazione a Bari, vorrei iniziare da un momento che si è tenuto ieri a Foggia, un momento istituzionale che ha previsto in particolar modo la presentazione di un nuovo piano per i prossimi mesi da parte dell'assessorato alla legalità del Comune di Foggia. Sapete quanto risulti importante parlare di legalità in una città che ovviamente proclama da tempo un'attenzione maggiore per la sicurezza dei propri ambienti, delle proprie strade, della propria cittadinanza. Nuovi presidi di polizia locale, l'attivazione di videosorveglianza in strada e anche il coinvolgimento delle nuove generazioni nella prevenzione. Questi in sostanza sono gli asset importanti che riguardano questo nuovo piano di legalità che è stato presentato nelle scorse ore dall'assessorato al ramo del Comune di Foggia. La messa in funzione del sistema di videosorveglianza per Foggia, un nuovo presidio della polizia locale in Piazza Mercato, tristemente nota per la movida violenta, e la sensibilizzazione delle nuove generazioni alla lotta alla violenza e alla criminalità, e l'azione dell'assessorato alla legalità del Comune di Foggia. Adesso faremo un accordo con l'ANAC per l'anticorruzione, con un accordo specifico. Abbiamo aderito alla stazione unica appaltante, che è un altro impegno mantenuto dell'amministrazione. Abbiamo fatto e abbiamo mantenuto l'impegno di iscriverci come comune ad avviso pubblico, ma stiamo lavorando tantissimo anche sul discorso energetico. Ho la felicità di dire che Foggia è una città che è tra le 8 che è stata scelta da Enea grazie al nostro impegno per svolgere in autunno una serie di iniziative qui sulle politiche energetiche e sull'efficientamento energetico. Nel bilancio del primo semestre amministrativo gli interventi si aggiungono all'iter avviato per la quarta stazione dei carabinieri in zona Villa Comunale e alla serie di incontri sulla legalità che hanno coinvolto la città.
22 scuole, 15.000 studenti, 62 associazioni, più l'università con la città che vorrei, una bussola per la realtà che ha visto coinvolta veramente tutta la città. Il portare tutte le attività intorno alla Chiesa delle Croce, Largo Sant'Anna, insomma far diventare quel luogo un luogo attrattivo è stato per noi importante, ma abbiamo parlato dei temi, abbiamo riaperto Piazza Mercato, abbiamo fatto una serie di attività importanti per la città. E da Foggia ci spostiamo a Lecce, perché la neonata giunta comunale ha cominciato il suo lavoro da un tavolo sul piano urbano della mobilità sostenibile. Comincia dalla mobilità il lavoro della giunta comunale di Lecce. In tarda mattinata si è svolta la riunione del sindaco Adriana Poli Bortone con l'assessore alle politiche urbanistiche Giampaolo Scorrano, con quello alla mobilità e ai trasporti Giancarlo Capoccia, con il professor Domenico Gattuso, progettista del piano urbano della mobilità sostenibile, con quattro esperti del settore, coi vertici e i sindacati di SGM, società di trasporto pubblico urbano, e fra gli altri con il comandante della Polizia locale Donato Zaccheo. Individuati gli interventi che si possono compiere immediatamente e quelli da realizzare più in là nel tempo. Rivedere anche qualche tratto di pista ciclabile che può essere particolarmente invadente in alcune strade ancora più strette e rivedere la ZTL come orari, perché probabilmente bisognerà intervenire in altro modo, e nello stesso tempo invece pensare in prospettiva, individuando però fin d'ora, oggi l'abbiamo già fatto, diciamo, individuando quelli che devono essere i parcheggi di scambio intorno appunto alla città. Questa è una cosa che faremo anche in tempi brevi, perché poi dobbiamo attivare i canali di finanziamento e quindi cercare nel tempo, speriamo in non tantissimo tempo, di fare in modo che la città sia più vivibile, con un traffico più accettabile e con meno ingressi dalle zone limitrofe. Ricordiamolo, 108.000 ingressi al giorno sono veramente tanti, ma dei bei parcheggi di scambio dislocati lungo tutta quanta la cinta della città credo che alleggerirebbero notevolmente questo tipo di difficoltà. Bene, partiamo proprio da questa notizia che troviamo anche oggi con uno spazio dedicato sui quotidiani, l'edizione della Gazzetta del Mezzogiorno dedicata alla città di Lecce, per iniziare, Giovanni, una narrazione che ha a che fare con la politica e con le ultime novità. Sì, ma intanto fermiamoci un attimo sull'esecutivo Poli Bortone a Lecce, che si sta muovendo, sta debuttando, come si dice in gergo, ecco i primi colpi di spugna, mobilità si cambia, modifica la ZTL alle piste per le due ruote, e quindi sotto questo aspetto diciamo che c'è un'attenzione molto forte rispetto alla mobilità sostenibile, e vediamo subito, l'amministrazione Poli Bortone muove i primi passi e annuncia già qualche ritocco alle scelte della passata amministrazione, con la benedizione di tutte le forze politiche di centrodestra. Musica per le orecchie di chi odia le ciclabili, sotto i riflettori quelle che restringono troppo le carreggiate, insomma, e in particolare su questo è chiaro che ci saranno delle modifiche anche per migliorare proprio il discorso, anche perché, come sapete, per quanto sia raccomandabile, importante andare a utilizzare le biciclette, in certi momenti hai un problema anche di congestione da bicicletta, da traffico particolare, non a motore, insomma, tra l'altro con questa strana situazione per la quale ormai c'è un codice della strada parallelo, nel senso che non è assolutamente legittimo, che è quello che adottano sia quelli con i monopattini sia i ciclisti. Non mi pare che questo possa andare avanti in questa maniera. Sui marciapiedi si va a piedi, non si va con la bicicletta, le strisce si attraversano scendendo dalla bicicletta a piedi e non con la bicicletta, e soprattutto finitela di andare controsenso, per cortesia, perché è assolutamente assurdo. Voi dovete rispondere, voi ciclisti, come gli automobilisti, al codice della strada. Detto questo, è chiaro che questo spinge anche la Poli Bortone
Portone, sindaco di Lecce, a rivedere una serie di cose, ma anche la modifica alle ZTL, e quindi su questo vedremo novità molto molto presto proprio su questo discorso delle ZTL, anche quindi delle zone a traffico limitato. Va detto poi che per quel che riguarda il discorso complessivo della politica, teniamo presente che c'è una intervista interessante di quelle da leggere con calma, che è stata pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno, che ha a che fare direttamente con il sindaco di Bari, Leccese. Voglio Bari più verde e pulita, dice Leccese. C'è un discorso che ha a che fare con quattro argomenti, o perlomeno tre, insomma, no? Casa, ambiente e rifiuti, tra gli obiettivi dei primi 100 giorni da parte di Leccese ci sono situazioni, e qui aumentano, sono quattro: casa, verde, movide e rifiuti saranno i traguardi dei primi 100 giorni. Intollerabile la città così sporca, malumori nel PD, questo è il catenaccio, nessuno può dubitare della mia riconoscenza alla Carra, ma su questo voglio dire si tratterà, ma intanto c'è proprio appunto il discorso di Leccese, che è estremamente mirato nei riguardi dell'ambiente. Non possiamo non affrontare le questioni legate alla transizione ecologica, vale anche per la progettazione urbanistica, più alberi e meno consumo di suolo. E poi da ieri, dice ancora Leccese, ho avviato la prima serie di consultazioni per quel che riguarda la giunta, l'impostazione è quella di comporre un esecutivo con una elevata sensibilità politica, insomma ci si muove, i passi sono quelli che sappiamo dovranno portare alla creazione dell'esecutivo municipale. Ancora non abbiamo sotto questo aspetto riscontri, sappiamo che c'è una, non sappiamo se definirlo malumore o solamente preoccupazione, in particolare da parte del PD rispetto al ai posti da ricoprire in giunta, al numero intanto. Immaginate voi sulle deleghe, ci sarà ancora una volta molta articolazione di dibattito, ma soprattutto su questo fronte il PD, o meglio Leccese, nell'intervista dice proprio: guardate, per ora io vedo solo entusiasmo, e quindi non capisco perché non si debba andare avanti con tranquillità. Certo, qualche strana situazione c'è stata, qualche diserzione alla giornata, alla cerimonia di investitura, di passaggio delle consegne al sindaco Leccese da parte del sindaco uscente Antonio De Caro. Non c'erano molti PD, insomma, ma tutto questo significa tutto e niente allo stesso tempo, come al solito, come dimostra la politica. Va detto poi che c'è per quel che riguarda invece il quotidiano del Sud, abbiamo due argomenti, uno di politica nazionale messo in evidenza in particolare da Alduce, che fa parte che è il titolare dell'associazione di autonomie locali. Solo ai comuni e province lucane sono stati tagliati dal governo 8,5 milioni di fondi, senza contare quelli tolti alla regione. Ed ecco qui Alduce di Autonomie Locali Italiane denuncia i tagli del governo su regioni e comuni, la ghigliottina di Giorgia sui lucani, vediamo, la Basilicata perde oltre 8 milioni fra quelle più colpite dalla riduzione della spesa, ma non è solamente questo, perché va anche detto che per quel che riguarda il primo atto, insomma intanto uno dei primi atti, eccolo qua, primo atto ufficiale di Telesca, sindaco del centro-sinistra di Potenza, prorogato il dirigente che deve sbrogliare il caso dell'acquisto di alcuni locali del comune, confermati anche gli altri responsabili degli uffici, attesa per le scelte sulla giunta. Certo che bisognerà ancora aspettare per vedere in che maniera maturerà
maturerà anche qui, come maturerà l'esecutivo potentino per quel che riguarda questo argomento. Va detto che poi, parlando sempre di giunto, di giunta alla giunta, non sempre la giunta giunge, nel senso che arriva a compimento. Nuova giunta, tempi ristretti, siamo a Matera, sapete che il sindaco ha praticamente revocato due deleghe, a fine mese la salvaguardia di bilancio, sarà il test politico importante per quel che riguarda la giunta materana, l'ultimo scivolone in consiglio lancia un altro allarme, è urgente chiudere il cerchio, insomma i tempi sono ristretti e sotto questo aspetto bisognerà andare velocemente verso la nomina dei due assessori a cui sono state ritirate le deleghe, insomma è un quadro complessivo sicuramente in movimento, mentre poi vediamo anche c'è una richiesta per quel che riguarda in particolare la Regione, il titolo alto tra l'altro che ci dà proprio il quotidiano, Regione niente più direttori scelti tra amici, Bardi deve prenderli da un albo, stop ai catapultati in Regione, per le nomine il governatore dovrà pescare da un elenco precompilato, ufficiale l'intesa tra Bardi e la sua nuova maggioranza sulle nomine dei direttori generali, previsto l'esame di candidati in giunta e sotto questo aspetto è chiaro che sembra un provvedimento anche molto più attento e più opportuno rispetto alle chiamate alle chiamate filocampane che abbiamo visto per molti anni proprio nel trascorso esecutivo, ma più che nell'esecutivo, ai massimi livelli degli amministrativi della Regione Basilicata. Ora, Antonello, ora si cambia, pare. Sì, assolutamente Giovanni, vedremo e continueremo a raccontare ovviamente l'evoluzione di questa riflessione che hai avuto modo ovviamente di sviluppare attraverso la lettura degli articoli che abbiamo appena analizzato. Vorrei parlare di un altro momento, lo sapete, si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio a Fasano i funerali di Clelia Di Tano, la 25enne morta dopo essere caduta nel vano ascensore della palazzina dove abitava con la famiglia nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio. Vediamo. Resterai sempre nei nostri cuori, è il messaggio scritto sui palloncini liberati in cielo per l'ultimo saluto a Clelia Di Tano, la 25enne morta dopo essere caduta nel vano ascensore della palazzina dove abitava con la famiglia a Fasano nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio. I funerali di Clelia sono stati celebrati nella cittadina del Brindisino, nella chiesa di Sant'Antonio, dal parroco Don Nico Ponticelli. Sono consapevole che le mie parole non potranno colmare la distanza da Clelia, ha detto Don Nico davanti ai tantissimi tra parenti, amici e conoscenti presenti alla cerimonia. Sono troppi i riflettori accesi su Clelia, restituiamole tutto ciò che le appartiene e quello che ha abitato i suoi giorni, ha proseguito il parroco nella sua omelia, sottolineando di aver scelto di indossare il colore pasquale, il bianco, simbolo di luce. Bianco come i palloncini liberati in aria dagli amici alla fine della celebrazione. Un momento sottolineato da profonda commozione e da un lungo applauso. Intanto proseguono le indagini sulla morte di Clelia. Dopo l'autopsia, dalla quale è emerso che la ragazza avrebbe subito una lesione a livello encefalico e con ogni probabilità sarebbe morta sul colpo, la procura di Brindisi attenderà il deposito entro 60 giorni da parte del medico legale della relazione sugli esami istologici per determinare l'ora esatta del decesso. Al momento sono 4 le persone indagate accusate di omicidio colposo, l'amministratore del condominio e altre 3 persone coinvolte nelle attività di manutenzione e revisione dell'ascensore. Abbiamo ovviamente visto alcune immagini che si riferivano ai funerali di ieri pomeriggio, Giovanni, che troviamo anche in sintesi oggi sui quotidiani.
Sicuramente, anche perché questo è stato uno di quegli argomenti, ancora una volta una notizia scioccante, tra l'altro sulla quale c'è ancora da capire. Intanto c'è ovviamente un procedimento per omicidio colposo per poter aprire le indagini, ma soprattutto tutti hanno voluto salutare Clelia Di Tano tra lacrime e palloncini bianchi, una folla commossa nella chiesa di Sant'Antonio a Fasano, insomma era gremita la chiesa di familiari e amici che all'uscita del feretro bianco hanno lanciato palloncini verso il cielo salutando Clelia con un lungo applauso. La messa funebre è stata celebrata dal parroco Don Nico Ponticelli. Va detto che questa morte è stata una morte di quelle incomprensibili, praticamente la ragazza stava prendendo l'ascensore, ma l'ascensore non c'era, ma la porta dell'ascensore si è aperta ed è precipitata evidentemente nel vano dell'ascensore. Ci sono indagate per omicidio colposo 4 persone, l'amministratore del condominio e altre 3 persone coinvolte a vario titolo nelle attività di manutenzione e revisione dell'ascensore, un atto dovuto in vista degli accertamenti tecnici irripetibili cosiddetti, volti a chiarire le cause della morte della ragazza. È stata effettuata anche l'autopsia, a quanto si apprende la ragazza avrebbe subito una lesione a livello encefalico e sarebbe morta sul colpo. La procura attenderà comunque il deposito entro 60 giorni della perizia medico-legale e della relazione sugli esami istologici per determinare anche l'ora esatta del decesso, e poi ancora le indagini si concentrano in particolare sul telefonino della ragazza e per questo la PM ha incaricato un ingegnere informatico e sull'ascensore sul quale sono in corso accertamenti per verificare se si sia trattato di un guasto, di un malfunzionamento o di una manomissione. Tutto questo è ancora da verificare. E così Giovanni, ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, ovviamente restate con noi. Lo sapete, ieri purtroppo un tragico anniversario, in particolar modo si è voluto ricordare il tragico incidente ferroviario del 12 luglio di 8 anni fa, e ieri mattina ad Andria è stato rispettato un minuto di silenzio per ricordare le 23 vittime di quella tragica giornata, ricordata dal dolore anche del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Vediamo il nostro servizio. Un minuto di silenzio assordante, rispettato dalle autorità e dai familiari delle vittime coinvolte in quel tragico disastro ferroviario avvenuto sul tratto che collega Andria e Corato. Il ricordo di quanto accaduto alle ore 11.05 di quel maledetto 12 luglio del 2016 è ancora vivo nelle menti di chi era presente all'ingresso della stazione ferrotranviaria in piazza Bersaglieri ad Andria. Esattamente come quella mattina di 8 anni fa, un caldo torrido ha accompagnato la lettura dei nomi delle 23 vittime della più grave strage ferroviaria del nostro paese. Al minuto di silenzio rispettato ad Andria ha voluto partecipare anche il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, che non ha nascosto la sua emozione nel ricordare quelle tragiche immagini di lamiere aggrovigliate. Il 12 luglio è una data nella quale, come è accaduto per altri fatti nella mia vita, io mi ricordo dov'ero, cosa stavo facendo quando è arrivata la notizia. Persino che scarpe avevo, perché mi ricordo che per il calore del terreno si staccarono le suole delle mie scarpe. Quindi le parole servono a poco oggi, quello che è più importante è essere uno vicino all'altro e cercare di attutire questo dolore. Non c'è altro mezzo, purtroppo gli uomini non hanno una soluzione a questo tipo di dolori, che sono insuperabili. Il ricordo di quel giorno è ancora vivo anche negli occhi di Vincenzo Tedone, un padre che quel 12 luglio perse all'età di soli 17 anni il figlio Ludovico, ma che continua a coltivare il ricordo di quest'ultimo, facendo del bene tramite la creazione di un'associazione benefica a lui intitolata. 12 luglio commemoriamo con il Comorebi.
Komorebi, che in giapponese significa un raggio di sole che attraversa i rami degli alberi. Diciamo un raggio di sole che per noi familiari ci porta Francesco ad essere sempre vivo. Il dolore per la scomparsa dei familiari non si è attenuato neanche dopo la prima sentenza del Tribunale di Trani, che ha portato a sole 2 condanne. Beh, non vorrei commentare il primo giudizio, si commenta da sola. Primo giudizio, su 18 rinviati a giudizio, 2 condannati. Non credo che sia così. Speriamo, abbiamo fede e speranza nella giustizia. Giovanni, leggiamo anche sui quotidiani lo stesso momento. Eh beh sì, questo viene riportato ovviamente, la commemorazione ai parenti delle vittime, dimenticata la strage dei treni, non c'è nessuno in ambito nazionale che ricordi questo incidente ferroviario che ha causato 23 vittime, non sono animali, si ricorda Rigopiano, si ricordano altri incidenti, ma questo che è il più grave incidente ferroviario non lo ricorda nessuno e di questo siamo rammaricati fortemente, lo dice Giuseppe Bianchino, papà di Alessandra, una delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016. 23 persone, non lo dimentichiamo assolutamente. Abbiamo sentito anche il ricordo del governatore Emiliano. Strage sulla Andria Corato, cordoglio tra le polemiche. Nessuno si ricorda di noi. 8° anniversario dello scontro fra i treni. Furono 23 le vittime. Vincenzo Tedone dice: c'è tanta amarezza, il processo è in corso e non abbiamo avuto giustizia. Insomma, una ricorrenza di quelle tragiche, tremende, tra l'altro ci ricordiamo, era anche un momento di grande caldo, insomma, ancora una volta, e avemmo anche difficoltà sia per l'impatto emotivo, i colleghi che andarono subito sul posto ebbero difficoltà di questo tipo proprio, non solo l'impatto forte, l'emozione, ma anche per quel che riguardava le temperature che erano altissime quella volta, come oggi che si commemora questo fatto che è ancora sotto gli occhi della giustizia. E ieri, a distanza di 23 anni, a Bari si è voluto ricordare anche Michele Fazio, una giovane vittima di innocente di mafia, con una cerimonia proprio nel luogo del delitto. Noi abbiamo preparato un contributo seguendo quel momento. Michele era un ragazzo che non faceva, non distingueva un ragazzo malamente o uno buono. Per lui erano tutti amici, perché lui lavorava al bar e lui offriva sempre qualcosa a qualcuno, anche ai poveri, dava sempre 1.000 lire, 500 lire, era socievole, forse era un angelo, il Signore ha scelto lui. Un ricordo sempre vivo, quello di Michele Fazio, non solo per suo padre Pinuccio, ma per tutta la comunità. A distanza di 23 anni la città di Bari continua a ricordarlo. Il 12 luglio del 2001 la vita della famiglia Fazio cambiò per sempre. Michele fu ucciso per errore in largo Amendoni, nella città vecchia, durante una sparatoria tra clan mafiosi. Michele stava semplicemente rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Alla cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale, proprio nel luogo dell'omicidio, era presente Antonio De Caro, da sempre accanto alla famiglia Fazio, questa volta come europarlamentare, e con lui il neosindaco Vito Leccese. Una volta da sindaco è un'emozione fortissima, perché in tutti questi anni sono stato qui al fianco dei sindaci che ricordavano quel tragico momento. Io credo che ricordare Michele Fazio e quanto accaduto quel 12 luglio del 2001 non deve essere solo un esercizio di memoria, ma deve essere un esercizio di impegno quotidiano, costante, nella pratica dell'antimafia sociale, nella pratica dell'utilizzo, diciamo, di tutte le azioni di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Del resto, quell'omicidio segnò
ha scosso le nostre coscienze, segnò il momento, diciamo, in cui la città in qualche modo si è ribellata a determinate logiche, perché la Bari prima dell'omicidio Faccio era una Bari completamente diversa, controllata quasi militarmente in alcune zone del proprio territorio dalla criminalità organizzata. Oggi è una Bari diversa. Però comunque tutte le istituzioni e tutti i cittadini devono comunque tenere alta la guardia rispetto all'attività delle organizzazioni criminali che comunque ancora esistono sul nostro territorio. Sono sempre venuto a ricordare Michele, l'ho fatto prima di essere sindaco, lo faccio adesso che non sono più sindaco. Per noi è un momento importante perché, come ho sempre detto, quella giornata ha segnato una linea di demarcazione, c'è stato un prima e un dopo la morte di Michele Fazio, perché quel giorno la città ha preso coscienza di quello che stava accadendo, ha imparato a non girare la testa dall'altro lato, ha imparato a non abbassare la testa davanti alla criminalità organizzata e ha reagito. E da quel giorno sono orgoglioso, diciamo, di aver fatto il sindaco di questa città, perché da quel giorno la città si è schierata dalla parte della legalità, dalla parte del rispetto delle regole, si è schierata contro la criminalità organizzata. Accanto alla famiglia anche i rappresentanti delle autorità civili e militari e le associazioni che compongono il presidio di Libera Bari, coordinato da Don Angelo Cassano. Beh, 23 anni non sono tanti, ma allo stesso tempo sono anche pochi, no? Per vedere sia i lati positivi che sicuramente ci sono in questa città e li vediamo. Però sono anni in cui dobbiamo anche in qualche modo riflettere su come le cose possono in qualche modo evolvere anche in maniera negativa, e ci sono dei segnali che preoccupano anche, no? Al di là di quelli positivi, su cui dobbiamo stare attenti, pensiamo ai minori soprattutto, perché in questo periodo tante sono le situazioni in cui i minori vengono coinvolti, oppure risse, baby gang come forme di iniziazione proprio ad un'attività criminale. Qui c'è un problema inerente alle abitazioni, la gente di Bari Vecchia sta andando via perché il turismo, la crescita sì economica va bene, ma accanto va tenuto conto anche dell'importanza del territorio, della gente che ci vive, e quindi a partire dalla memoria di Michele noi vogliamo un quartiere Bari Vecchia, ma una città che sia un modello di crescita, il turismo tutto bello, però vogliamo anche che ci sia un'importanza anche che va data al territorio e a tutti quei bisogni e problemi che ci sono nel territorio. Cosa è cambiato da quel giorno? Tutto quello che voi avete fatto cosa ha portato? Ma da quel giorno è cambiato tanto, questo quartiere, questa città è cambiata, questo quartiere è diventato un quartiere vivibile, libero di parlare, di sorridere, libero di guardarci negli occhi, ma un quartiere più che altro libero dalle mafie. Quelle mafie di tanti anni fa non ci sono più, le nuove generazioni hanno scelto da che parte sta, anche quei criminali che io parlo nelle carceri, ho detto e dico sempre a loro: salvatevi. Bene Giovanni, un altro momento e in questo modo l'opinione pubblica, i cittadini hanno voluto ricordare questa figura e porre l'accento ancora una volta su un concetto di legalità diffuso. Devo dire che questo è molto importante e questo ricordo ancora una volta conferma il senso civico che esiste, nonostante tutto, che esiste in Puglia e in Basilicata rispetto alle persone che hanno fatto qualcosa per il loro territorio. Ma a questo punto facciamo un attimo un altro tipo di percorso, perché se no non saluteremo mai altre notizie. Questa intanto va detto, c'è il Corriere del Mezzogiorno che nel taglio alto ci dice che per quel che riguarda Gallipoli, no? E c'è una spiaggia con gli ombrelloni chiusi, uno stabilimento praticamente semivuoto due giorni fa a Gallipoli, perché bisogna arrivare a piedi per andare nei lidi, ora le aziende stanno presentando il conto, andiamo a vedere Gallipoli, presenze in calo nei lidi, i gestori chiedono l'indennizzo, il presidente dell'associazione balneari, danni ingenti dal percorso pedonale della strada parco, nel senso che c'è un
diciamo un parcheggio attrezzato, comodo e utilizzabile, ma è un chilometro, immaginate, non è sempre facile, insomma. I turisti devono arrivare a piedi, le aziende lamentano un drastico calo degli ingressi, ma poi va detto pure che se questo è intanto il dato che riguarda in particolare una delle spiagge più belle proprio del Salento, è Gallipoli, insomma, non ce lo dimentichiamo. Cioè, per esempio a San Pietro in Bevagna abbiamo altre situazioni, c'è una ex dipendente che ha denunciato alcune situazioni particolari in un bar, formiche sui pavimenti, a una donna incinta servite bevande vecchie, ma ci sono anche cibo scaduto e blatte e scarafaggi, quindi in giro in questo bar. Dal contratto dovevo pulire i bagni, ma non mi sono mai stati forniti i guanti, ricorda questa signora che si è occupata delle pulizie di questo bar, che non sarà proprio il top, mentre il top è rappresentato da altro, praticamente nei diciamo tra i primi 10 musei, luogo caro alle muse, il famoso museo, no? Fra i primi musei mondiali c'è, nella classifica c'è il Marta di Taranto, e lo conferma in particolare TripAdvisor, quindi non è una stupidaggine. Andiamo anche a vedere questo, diciamo, questo aspetto della cosa. Il Marta fra i top del mondo, un premio al nostro lavoro. Per il quarto anno di fila l'attestazione di TripAdvisor al Museo di Taranto. C'è pure il Castello Aragonese, ovviamente, che è un altro di quei posti particolarissimi, ma il museo in sé, il Museo di Taranto, sta avendo grandissimo successo. Sta avendo successo, e poi va detto che anche successo lo riesce ad avere anche diciamo il mercato immobiliare, in particolare il mercato delle case si risveglia nel 2024. Bari sfonda i 2000 euro al metro quadro, più 6,1%, è l'ultimo dato che ci viene da Immobiliare Insights sul primo semestre, prezzi su del 5% in tutta la regione. Quindi esiste ancora e va anche incrementa le sue attività il mercato immobiliare, in particolare in Puglia e in particolare a Bari. Poi va ancora detto che per quel che riguarda tutto ciò c'è anche un discorso che ha a che fare in particolare con l'attenzione mossa intanto dalla Gazzetta, ma è un discorso che ha a che fare con tutto quanto il territorio, non solamente per quel che riguarda la Gazzetta, ed è l'effetto Nordio, dopo lo stop all'abuso d'ufficio, ecco le indagini che si fermano e le condanne che saltano in Puglia. Ci torniamo dopo, Giovanni, anche sulla politica nazionale e sugli altri argomenti. Vorrei adesso tornare sul territorio e in particolare a Ginosa. Buongiorno e ben trovato al sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Sindaco, nel pieno dell'estate non ci resta che raccontare un po' quelli che sono gli eventi che avete pensato da destinare ai vostri cittadini, ai residenti, ma anche ai tanti turisti che sono soliti visitare la vostra Ginosa e Ginosa Marina. Avete tenuto nei giorni scorsi una conferenza stampa per illustrare proprio il programma di eventi. A cosa avete pensato? Diciamo che ci sono, come al solito, proviamo a diversificare la nostra offerta culturale, che diventa sia musicale sia sportiva. Ci sono una serie di eventi che cercano di praticamente utilizzare tutto il territorio, quindi anche con delle novità molto interessanti di cui daremo notizie nei prossimi giorni. Ma quello che posso dire è che la settimana prossima avremo l'ufficialità, ma i primi di agosto ci sarà un evento con il Vertical Summer Tour di Radio DJ nel nostro territorio a Marina di Ginosa, e in più ci sono degli eventi che riguardano un Enea Fest che verrà fatto a fine agosto, e quindi diciamo diverse iniziative che stanno già iniziando a svolgersi e che in qualche maniera vogliono raccontare il nostro territorio.
Questo è molto interessante, ci fa raccontare anche di come la bandiera sia fondamentale, non solo per l'Italia se pensiamo al nostro tricolore, ma quando assume altri colori, penso alla bandiera blu che avete ottenuto e che ottenete ormai da tanto tempo per il vostro mare, penso alla bandiera lilla per l'accessibilità, penso ad esempio alle vele di Legambiente, ne abbiamo parlato, e anche al titolo di comune amico delle tartarughe marine. C'è un'altra bandiera che avete ottenuto recentemente, quella verde, che ha a che fare con le spiagge a misura di bambino, con le iniziative che ovviamente siete stati in grado di attivare, e questo vi è stato riconosciuto. Sì, diciamo, quella è una bandiera verde, è una delle bandiere che hanno uno dei riconoscimenti più longevi che abbiamo nel nostro comune. È una bandiera molto importante perché viene riconosciuta da un'associazione di pediatri, e quindi questo per noi significa, diciamo, un riconoscimento fatto da persone che hanno una determinata professionalità e sensibilità. Però il tema dell'accessibilità è un tema su cui noi stiamo spingendo moltissimo, stiamo perorando moltissimo la nostra causa. Il raggiungimento delle quattro velette di Legambiente è perché abbiamo fatto delle opere, delle infrastrutture che aumentano la ciclabilità del nostro territorio, e dato che non sono azioni casuali, è importante farvi capire quanto noi siamo determinati rispetto a questa azione. Qualche settimana fa abbiamo approvato di recente il piano di mobilità ciclistica del comune di Ginosa, che è il primo piano di mobilità ciclistica in cui sono stati studiati percorsi casa scuola, casa lavoro, casa vacanze, quindi abbiamo messo assieme tutto questo, e nei prossimi mesi appalteremo ulteriori opere per realizzare e potenziare le piste ciclabili a Maria di Ginosa. Quindi su questo stiamo andando avanti molto spediti, perché riteniamo che il tema dell'accessibilità sia un tema determinante per il futuro delle nostre comunità. Del resto si parla anche in questo senso di comunità energetiche rinnovabili, ed è per questo che nei giorni scorsi avete deliberato a favore appunto dell'istituzione di una comunità energetica nella vostra comunità. Non è futuro, possiamo dire, è assolutamente presente. Sì, c'è stata una riforma, diciamo un aggiornamento normativo di recente, che ha dato degli elementi di certezza rispetto a questa iniziativa delle comunità energetiche, di cui si parlava da anni. Io ricordo che ce l'avevo nel mio primo programma elettorale nel 2016, la realizzazione di una comunità energetica, prendendo il modello di Melpignano, che era un comune pugliese. Adesso c'è stata questa certezza normativa, noi abbiamo dato incarico a una società di occuparci, diciamo, di diversi scenari rispetto ai ruoli che ci devono essere, perché la norma prevede che ci siano i consumatori, i produttori e i prosumatori, e quindi da lì dovremmo lavorare su impianti esistenti o su nuovi impianti. A settembre inizieremo gli incontri di partecipazione, quindi questo è un tema molto importante, anche perché il tema dell'energia non è un tema banale per diverse motivazioni, così come sapete molto bene. Certo, assolutamente. E noi ne approfittiamo per augurare a lei e alla comunità che rappresenta ancora una buona estate, e torneremo ad aggiornarci presto sui vari momenti che vi vedranno protagonisti, Sindaco. Buona estate anche a voi. Grazie, arrivederci. Ringraziamo il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi. E adesso ci spostiamo a Matera, dove si è svolta in particolare la semifinale per il Centro Sud Italia della sesta edizione del Premio Giovane Manager 2024, Federmanager. Un'occasione per valorizzare 10 talenti emergenti del management e per porre l'attenzione sul tema, uno dei temi di questo periodo storico, l'intelligenza artificiale. Un evento che rappresenta un'importante opportunità per celebrare e riconoscere i migliori talenti emergenti nel panorama nel management italiano. A Matera si è svolta la semifinale per il Centro Sud Italia nella sesta edizione del Premio Giovane Manager 2024 Federmanager, una competizione che valorizza i 10 migliori giovani manager nelle aree del centro e del mezzogiorno della penisola italiana, i quali concorreranno per la finale prevista il 9 novembre a Milano insieme ad altri 30 professionisti. In palio la figura da gold manager per 10 tra questi 40, che avranno la possibilità di frequentare un master offerto da Federmanager Academy.
Infine, tra questi 10 verrà individuato il Platinum Manager, a cui sarà offerto un Master in Business Administration. Questa è la sesta edizione del Premio Giovane Manager, dove noi selezioniamo le migliori eccellenze dei manager d'Italia. Quindi ci tenevamo a partire quest'anno dal Centro-Sud e in particolare da Matera, che per noi quest'anno risulta un punto importante di sviluppo. Il nostro premio non è soltanto un modo per far capire quali sono le eccellenze che ogni anno spiccano nel territorio, ma è anche un modo per fare networking, è anche un modo per aiutare, insomma, i manager come noi a condividere best practice e condividere momenti in cui ci si può confrontare. Riconoscere ai giovani il talento e il commitment nel lavoro è una cosa bellissima, perché sono i giovani che guideranno il nostro futuro. Diciamo, la loro intraprendenza, il loro spirito di imprenditoriale, manageriale, guiderà il nostro futuro. Devono ed essere la forza trainante del futuro. Nell'occasione spazio anche a un dibattito di grande rilevanza sul tema dell'intelligenza artificiale, un argomento che sta diventando sempre più centrale nella formazione manageriale e nello sviluppo delle competenze tecnologiche. L'intelligenza artificiale e i giovani sono due temi che sono strettamente correlati, che suscitano anche grandi divisioni, perché c'è chi vede nell'intelligenza artificiale solo dei rischi, chi vede invece una fortissima potenzialità di potenziamento di quelle che sono le occasioni anche di sviluppo o di miglioramento dei processi aziendali. E quindi l'occasione di oggi è proprio quella di confrontarsi su questi temi e cercare di sviluppare sempre di più nei giovani manager delle competenze che siano capaci di cavalcare quella che è la velocità anche dell'innovazione attuale e possano essere poi anche da stimolo per nuovi giovani che decidano di intraprendere questo futuro e questo impegno nelle aziende per sviluppare appunto le innovazioni e la crescita dell'economia del territorio. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, manager, accademici e studenti riuniti per discutere di come sviluppare un senso critico e responsabile nell'uso delle nuove tecnologie, oltre ad una cultura dell'etica nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ormai al giorno d'oggi è un qualcosa di imprescindibile. Non possiamo più pensare nessuna azienda in nessun settore che diciamo non fa uso di questa tecnologia. Stiamo vivendo un periodo di crescita esponenziale. Si stima che nel XXI secolo, ovvero in 100 anni, avremo un progresso tecnologico equivalente a 20.000 anni di sviluppo lineare. Quindi, dal mio punto di vista, chi trascura questa tecnologia rischia di perdere la competitività sul mercato. E ben ritrovati, siamo esattamente pronti per proseguire con la nostra rassegna stampa, ma per leggere anche le notizie internazionali e quelle nazionali, Giovanni, che ci interessano. E beh, certo, perché non è che ci siano solamente le nostre notizie locali, che sono anche interessantissime, molte delle quali purtroppo non sono in grado di darvele tutte, ma ci sono cose che vanno tenute presenti, come per esempio l'attenzione sull'abuso d'ufficio, colpo di spugna, la prima indagine salta a Barletta, scrive la Gazzetta, ma anche lo stop all'abuso d'ufficio danneggia i cittadini e il pensiero di Antonella Cafagna in servizio presso l'ufficio GIP GUP del capoluogo. Quindi su questo ci sono molte reazioni, ma ci sono anche le reazioni da parte degli altri e sui limiti alle intercettazioni. Fratelli d'Italia vuole mediare con gli alleati, la proposta del tetto massimo a 45 giorni su cui spinge Forza Italia è un punto di partenza, ci sono esigenze da considerare, questo per quel che riguarda le intercettazioni. Poi va detto che passando ad altro e pensando appunto al discorso nazionale e internazionale, c'è uno scontro nucleare nel governo, nel senso che c'è lite tra Meloni e Salvini. Zelensky a Meloni: grazie per gli aiuti. La Lega attacca, quelle armi uccidono. Scusate, quelle armi uccidono. Avete mai pensato a un'arma che fa una carezza?
batteria USA a Vicenza, Biden, fuga di democratici dopo le gaffe e i donatori congelano i fondi. Andiamo a vedere subito, c'è questo problema del rilancio, Biden continua a insistere che può fare, che ce la può fare, ma i donatori frenano, congelati 90 milioni di dollari, il presidente tra grinta e gaffe torna agli eventi elettorali, mentre i sondaggi danno avanti Trump negli stati chiave, le rilevazioni nazionali si contraddicono, il team democratico cita quelle favorevoli solamente, dice il team democratico. L'interesse personale, il bene dell'America, quel regalo di Joe all'arcinemico Donald, e poi andiamo ancora a vedere i missili a Zelensky, la Lega contro Fratelli d'Italia, nuovo fronte sulla base degli Stati Uniti a Vicenza. Poi vediamo ancora i razzi a lungo raggio per l'Europa, è quello che leggiamo in un reportage particolare estremamente interessante, è un inviato a Kiev ed è Lorenzo Cremonesi, scusate se è poco. Dal 2026 la Germania accoglierà le testate americane per difendersi da Mosca e il ritorno all'epoca della guerra fredda, per la verità avevamo anche noi un dispiego di missili puntati contro i paesi socialisti, anche la Jugoslavia dell'epoca e l'Unione Sovietica, ce l'avevamo tra Puglia e Basilicata, tutti i campi missilistici. Poi va detto che sotto questo aspetto ci sono anche altri argomenti, intanto tiene banco come apertura l'assedio a Biden, Obama e Pelosi guidano il pressing sul Presidente, ci stanno a provare a convincerlo, assedio a Biden di Obama e Pelosi, la sua corsa volge al termine, in una telefonata i due big del partito avrebbero convenuto che con il Presidente in campo le elezioni saranno perse, il politologo Naim dice, anche il capo dei senatori Dem Schumer pronto a scaricarlo, la sostituta sarà Whitmer. Va detto poi che su questo ci sono anche altri nomi che si continuano a fare e su questo vediamo come Bill Schneider, politologo americano importante, professore della George Mason University, dice Barack può far ritirare Joe altrimenti Trump vincerà, e poi va detto che questo è uno di quegli argomenti appunto che continueremo a vedere sui giornali, perché è uno di quei dati particolari che finisce poi non per influire, ma per essere sui giornali affiancato anche da quello che succede in Europa, dove la crescita è lenta, il prodotto interno lordo in Italia ferma allo 0,6, Banca Italia smentisce il governo sulle visioni ottimistiche, confermato il trend del primo trimestre, tengono turismo ed export in Italia. E dice intanto Giancarlo Giorgetti, che è il ministro dell'economia, il PNRR che conosciamo tutti viaggia con la zavorra, finora spesi metà dei fondi e tra due anni stop ai cantieri. E poi ancora va detto che sotto questo aspetto ci sono anche i discorsi complessivi anche di amministrazioni di città importanti, come per esempio a Firenze abbiamo questa bella notizia, Firenze diventa la città delle donne, sindaca, vice, giunta e manager, città delle donne, tutto a Firenze. Funaro nomina al suo fianco l'ex segretario della CGIL e sceglie una squadra formata prevalentemente al femminile, comprese la direttrice generale e la portavoce. Tra gli assessori anche un pronipote di Gramsci, i complimenti di Schlein, mi sembra giusto. Quando si fanno queste scelte bisogna anche capire. Vediamo intanto, bisogna anche apprezzarle per la forza innovativa, poi se va bene, ok, se no si cambia, non è che nessuno è obbligato a fare scelte di genere per forza comunque dovunque, ma intanto è un atto di grande coraggio. De Pascale, siamo al sindaco Dem di Ravenna, candidato per l'Emilia
Romagna, nel mio impegno lo spirito della lotta all'alluvione, il campo largo, dice lui, io l'ho già fatto. E poi nelle sue considerazioni aggiunge Michele De Pascale, è sindaco di Ravenna dal 2016, la destra si nasconde dietro una civica anziché candidare il vice ministro Bignami, l'autonomia un progetto da abbandonare. E von der Leyen un po' di preoccupazioni continua ancora ad averle, perché sta cercando, come dire, i consensi per i numeri, per i voti necessari per poter essere lei la Presidente e ancora una volta la Commissione. Von der Leyen apre agli ecologisti dell'Unione Europea, ora intesa possibile sul voto di fiducia. Giovedì Strasburgo si esprimerà sul bis di Ursula, i Verdi vogliono un patto scritto. E vediamo anche poi cosa abbiamo per quel che riguarda la Francia, dove c'è un problema non da poco di costituzione del nuovo governo, del nuovo gabinetto, ma pare che sia molto difficile. C'è un'intervista alla presidente uscente dell'Assemblea Nazionale, Brompivet, dice: nessuno pressi Macron per un governo in Francia, c'è tempo. E poi va detto che un caso è rimasto lì dov'era e ancora non si risolve. Toti, poltrona che scotta, abbiamo visto la conferma dei domiciliari, è diventata un peso e chiede di vedere Salvini, Toti, per poter chiudere questo, questa vicenda, soprattutto poter, come dire, lasciare la carica di presidente della giunta regionale Ligure. Va detto poi che ci sono anche altri fatti che hanno a che fare con la vita di ogni giorno, sicuramente la nostra, perché guardiamo anche quello che succede, ed è la Paolini, Jasmine Paolini, che tenta l'impresa. È la prima volta che a Wimbledon arriva una donna italiana, potrebbe essere, perché no, incrociamo le dita e zitti, nel senso che non si deve deconcentrare neanche lei. Mentre va detto che hanno fatto, per quel che riguarda Verona, un raid, hanno fatto raid anti-stranieri, arresti nell'estrema destra, perché erano ovviamente vere e proprie spedizioni punitive che vanno condannate, e sicuramente vanno intanto processati coloro che le mettono in piedi. Poi ancora vediamo come va per quel che riguarda il discorso ancora di altre situazioni. Mattarella, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, è in Brasile, storica visita dopo 24 anni. Fu l'ultima visita, la fece Carlo Azeglio Ciampi, ora il presidente Mattarella è lì, mentre va ancora detto che la leggerezza di Bozzoli ha finito per tradirlo, ha acceso l'aria condizionata, così è stato trovato il latitante. Ai PM dice un testimone austriaco mi scagionerebbe, vedremo poi dove e se succederà. Il processo Mollicone, ancora una volta i Mottola sono stati assolti, ancora una volta il delitto resta senza colpevoli, il PG aveva chiesto alla Corte una sentenza coraggiosa, ma evidentemente non c'è stata. E non si è uccisa da sola, in 23 anni Serena non ha avuto giustizia, è quello che viene fuori dalla cugina Gaia che ne parla. E poi queste situazioni del meteo impazzito totalmente, Milano, grandine come palline da golf, nel Comasco case invase dal fango, maltempo in tutto il nord, esonda il lago di Como, frane in Veneto, al sud invece abbiamo il caldo record. Ovviamente abbiamo anche blackout estivi per i condizionatori, al buio case e locali, perché abbiamo dei sovraccarichi evidentemente molto molto forti. Ma andiamo a vedere invece che cosa ci racconta, per quel che riguarda il sud in particolare, che cosa ci racconta la
Eccolo qua, la Gazzetta, caldo africano fino al 20 luglio, quindi l'anticiclone spinto da correnti di origine desertica porterà picchi a 40 gradi. Prepariamoci ad affrontare anche quest'altro momento molto molto forte. Ecco la vignetta, ci siamo, ce n'è una molto bella su Repubblica, ma vediamo anche l'altra vignetta, eccolo qui. Joe Biden dice al TAN, nella vignetta c'è una figura di donna che dice: Joe Biden è una roccia, e aggiunge in mezzo alla strada, nel senso che occupa il percorso per poter arrivare di nuovo alla presidenza degli Stati Uniti, per poter combattere la battaglia contro Trump. Insomma, una roccia in mezzo alla strada, al TAN non risparmia nessuno. Alla prossima! Grazie Giovanni, adesso vi raccontiamo in anteprima le novità della sesta edizione del premio Mondi Lucani con le anticipazioni che sono state illustrate ieri nel corso di una conferenza stampa. Sono 6 i nuovi insigniti del premio Mondi Lucani 2024. Il riconoscimento ideato dall'associazione omonima continua a costruire la sua rete di Lucani nel mondo, pronti a condividerne i 3 valori fondanti: connessione, restituzione, network. I dettagli e le novità della sesta edizione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella Sala Mandela del Comune di Matera. La serata di premiazione è in programma nella città dei Sassi il 9 agosto alle 20 negli spazi di Albino Rilè Mulino Contemporaneo. Ad essere premiati saranno Margherita Cassano, prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, Maria Soave, giornalista RAI, Carolina Bubbico, direttrice d'orchestra, Alberto Acito, direttore Innovit, Carlo De Ruggeri, attore, e Gerardo Sannella, architetto. Novità dell'edizione 2024 sarà la tappa della sezione Radici del Premio Mondi Lucani, che si terrà ad ottobre nella prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation a New York. Il premio Mondi Lucani si fonda sul valore della restituzione, un concetto che porta valore al territorio, opportunità per i giovani, per le imprese. Quest'anno vogliamo portare questo concetto anche fuori dalla Basilicata, con una tappa del premio Mondi Lucani, sezione Radici, nella prestigiosa Fondazione Columbus di New York nel mese di ottobre. La scelta quest'anno per il comitato scientifico di Mondi Lucani è stata davvero difficile, perché come sempre sono state tante e interessanti le proposte che arrivano ogni anno da tutti i comuni lucani. Il comitato scientifico anche quest'anno, per il terzo anno, è riuscito a rispettare la parità di genere, e infatti abbiamo 3 donne e 3 uomini tra i nostri premiati. A loro è stato chiesto, e loro hanno accettato, di condividere i nostri valori, che sono, come sapete, connessione, restituzione e network. Attiva la collaborazione tra Mondi Lucani e l'Università degli Studi della Basilicata. L'Università degli Studi della Basilicata ovviamente ha creduto sin dal primo momento in questo premio, basato essenzialmente su una forma di restituzione. Le persone che sono andate via da questo territorio hanno lavorato, hanno imparato, hanno avuto anche qualcuno, diciamo, una discreta carriera, e magari hanno acquisito molte molte conoscenze di cose che chiaramente qui in Italia magari non sono ancora realizzate. Nel tornare, una volta premiati, possono dare molto alla propria regione, possono dare molto al territorio. Un premio che si avvale di reti e sinergie con gli attori dello sviluppo locale, tra cui CNA Basilicata e Confapi Matera. Anche per quest'anno CNA è al fianco di Mondi Lucani, abbiamo dei progetti anche molto ambiziosi per l'immediato futuro, a partire dalla visita in Normandia di fine ottobre, dove andremo a pianificare una serie di iniziative e di azioni, considerato che la regione Normandia è molto molto interessata al discorso del patrimonio immateriale e quindi dell'artigianato artistico. Ma qualche settimana prima molto probabilmente saremo a New York, al fianco dell'associazione Mondi Lucani, per portare anche lì testimonianze di quello che è l'artigianato in Basilicata.
Confapi Matera è sempre più vicina all'Associazione Mondi Lucani e siamo orgogliosi e contenti di partecipare e contribuire alla realizzazione di questo premio, ma soprattutto siamo contenti che ad affiancare il premio ci siano altre attività come la futura missione in Normandia e l'evento di New York. Per noi è importante la connessione tra il territorio e i lucani che si stanno distinguendo nel mondo e che però dopo riescono a restituire qualcosa alle nostre imprese e al nostro territorio. Il premio Mondi Lucani si consolida nella città di Matera, pienamente coinvolta nelle connessioni e opportunità generate dai lucani nel mondo premiati. Abbiamo cominciato a intessere questi rapporti per poter essere presenti a questo grande evento che ci attende nel 2027, in cui potremo valorizzare sicuramente il nostro patrimonio, quindi di tutte le nostre bellezze, non soltanto quelle contemplative della nostra architettura, della nostra produzione artistica, ma anche del nostro artigianato, con particolare attenzione anche al coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani studiosi dell'università, dei giovani delle scuole di primo e secondo grado. Un'idea geniale, quella che ha avuto Maria Andrulli, di farci conoscere e di valorizzare i talenti lucani, a volte anche materani, che sono emigrati e che hanno fatto fortuna all'estero, anche molto all'estero, molto lontano in altri continenti, in vari settori imprenditoriali, nel mondo sociale, nel mondo creativo, artistico e così via. Questo già di per sé sarebbe bellissimo, ma la cosa più bella in assoluto è pensare e cercare di fare in modo che tornino qua a restituire le loro competenze, le loro esperienze, reimmergersi in quel territorio che ha dato loro le radici per permettere poi di volare e di diventare qualcosa lontano dalla loro terra. Adesso invece vi anticipiamo un momento che si terrà nella giornata di domani sulla costa ionica lucana a Metaponto, in un luogo che abbiamo da sempre raccontato e che racconta di valori importanti che vengono messi a servizio della comunità sotto la cupola dell'inclusione, con un personaggio molto conosciuto, amato dai bambini e ovviamente anche dalle famiglie. Vediamo insieme questo breve contributo, questa breve clip, e poi vi anticiperemo tutte le novità di questo momento. Ciao bambini, che bello! Il 14 luglio sarò a Metaponto per un magico Lucilla Show. Io non vedo l'ora e vi aspetto tutti. Ciao ciao! La città essenziale, il consorzio ed è tutto pronto per la nuova stagione del Lido Inclusivo, il sogno del capitano. Con noi il presidente del consorzio La Città Essenziale, Giuseppe Bruno. Buongiorno a voi. E ben trovato. Abbiamo visto Lucilla, che sarà la protagonista assoluta di domani pomeriggio. In centinaia arriveranno lì. Siamo contenti, anche perché l'evento si inserisce in quello che è la progettualità più grande del sogno del capitano, la gestione del Lido inclusivo e accessibile, che abbiamo avviato lo scorso anno grazie al Comune di Bernalda e grazie ad un finanziamento della Regione Basilicata. È un programma di eventi, iniziamo con Lucilla proprio per, come dire, avere un impatto direttamente sulle famiglie e ovviamente sui bambini, e poi andare avanti con la stagione, sperando ovviamente che anche questi eventi possano essere utili alla stessa Metaponto, alla fascia ionica nostra, che comunque ne ha sempre bisogno. Assolutamente sì, sarà un momento che vedrà Lucilla ovviamente protagonista a partire dalle ore 19, sì. Ma la festa più in generale inizierà ancora prima. Sì, la festa inizierà ancora prima perché è una giornata completamente di festa, ovviamente dal pomeriggio, ma al tempo stesso ci saranno anche altri momenti dedicati ai bambini e dove peraltro la famiglia potrà in questo caso sì essere accolta al Lido, ma anche apprezzare quello che è la fascia ionica, quello che Metaponto in questo momento offre. Certo è che la presenza importante che si prevede pone a noi ovviamente una responsabilità che non è solo rispetto all'artista che sarà con noi, ma rispetto a quello che può essere anche messo in luce anche rispetto alle problematiche, perché questi sono momenti nei quali anche quelle che sono le necessità possono venire fuori, emergere e chissà anche dare qualche spunto propositivo rispetto alle necessità alle amministrazioni comunali.
in questo caso di Bernalda. Assolutamente sì, noi abbiamo parlato e raccontato i valori che il Lido Inclusivo, il sogno del capitano, ha saputo esprimere sin dalla sua idea progettuale. Si è tenuta proprio l'anno scorso l'inaugurazione ufficiale. Sì, si è tenuta l'anno scorso l'inaugurazione ufficiale, devo dire che nel giro di pochissimo tempo, ma questa era un po' un'attesa e un pensiero che avevamo già consolidato con il sindaco, con il vice sindaco, con tutte le persone che poi stanno seguendo direttamente. E devo dire la verità, la bellezza del lavoro di gestione del Lido, che non appartiene alla città essenziale, la città essenziale è, come dire, un terminale che sta accompagnando questo processo, perché vi è la cooperativa Oltre l'Arte che gestisce direttamente, Porto Verde, l'associazione Io Posso, l'ANFAS, e devo dire altrettanto per le persone dell'amministrazione comunale che stanno in prima persona mettendosi in gioco. C'è un lavoro con collegiale, corale, cooperativo in questo caso, che ci entusiasma, ma sin dal primo momento abbiamo avuto anche dei segnali positivi e soprattutto anche qui abbiamo toccato un bisogno, questo sì, di avere la possibilità che le strutture ricettive in Basilicata e in questo caso sì nella fascia ionica possano essere sempre più accessibili. Non dimentichiamo che Matera è fatto anche un po' da precursore rispetto ad alcune dinamiche importanti di accessibilità. Abbiamo avuto B&B che già ancora prima del 2019 hanno fatto degli investimenti in questa direzione, per cui fare un lavoro di questo tipo significa anche sensibilizzare il territorio, da un lato le istituzioni, perché possano mettere a disposizione risorse economiche per fare investimenti in questa direzione, ma dall'altro anche gli stessi operatori, perché il bisogno che abbiamo di accessibilità a tutto tondo e di servizi soprattutto, perché tengo a ricordare che non è solo una questione di abbattimento di barriere architettoniche, è anche una questione di servizi dedicati, e questo per noi, vuol dire, è un motivo in più per essere spronati in una direzione unica. Abbiamo visto nelle immagini alcuni momenti dell'inaugurazione di questo Lido, con la dotazione anche di strumenti necessari affinché il tutto possa avvenire in maniera ottimale, le sedie Jobs, ma ovviamente altri servizi. E per rimarcare la portata anche importante dal punto di vista dell'inclusione, della percezione poi della validità di questo luogo, mi piacerebbe proprio ricordare una figura, Roberto, un ragazzo disabile scomparso alcuni mesi fa e che più volte abbiamo voluto ricordare, che io ho seguito in particolare anche nei messaggi che ha saputo sempre destinare alla comunità e alla società. Lui credeva molto nella realizzazione di questo luogo ed è accolto ovviamente con grande enfasi ed entusiasmo poi l'inaugurazione. I sogni a volte si concretizzano e ci permettono anche di rispolverare quei messaggi importanti di umanità che un giovane disabile ci ha lasciato. Ecco, sì, noi abbiamo raccolto di fatto una responsabilità importante, perché Roberto, ma anche la stessa intitolazione del Lido ad una persona scomparsa, il sogno del capitano, non a caso, sì. Roberto Fuso, con Fuso che ha operato e che la malattia, ahimè, l'ha fatto venire meno, ma questa responsabilità deve, come dire, continuare a essere viva, no? E quando da un lato c'è l'istituzione che accompagna un processo in questa direzione e dall'altro le persone, in questo caso non solo le cooperative ma una comunità intera che abbraccia un'idea di investimento in questo momento, che non è solo un investimento di sviluppo turistico, è appunto, come hai detto, di inclusività e di accessibilità a tutto tondo, partendo da quelli che sono i bisogni, per cui Roberto è quello che è stato immaginato anni fa, quando non c'era il bando di gara, quando non c'erano i finanziamenti. È una responsabilità importante che dobbiamo tenere a mente, perché grazie anche a quello che è stato costruito da altri, poi ognuno di noi raccoglie un pezzo di quel testimone, ed è quello che noi stiamo provando a fare con responsabilità e devo dire con un grande impegno di tutti gli operatori e le operatrici che lavorano al Lido, perché c'è un elemento valoriale che si tocca con mano. Io invito veramente ad andare tutti quanti, perché il Lido è aperto a tutti, non è un Lido dedicato per, è un Lido accessibile ed inclusivo, dopodiché vivere una giornata insieme a tutte le persone è
un'attribuzione, un'attestazione di valore importante che ognuno di noi porta con sé. Ci andremo, ci andrò, questo lo possiamo dire e lo diciamo anche a chi ci sta seguendo da casa. Prima di ricordare l'appuntamento di domani, chiederei alla regia di mandare nuovamente quella breve clip di Lucilla, perché piace tanto ai nostri bambini e la vediamo insieme. Ciao bambini, che bello, il 14 luglio sarò a Metaponto per un magico Lucilla Show. Io non vedo l'ora e vi aspetto tutti. Ciao ciao! Vi aspetta tutti, lo avete sentito, vi aspetta anche il presidente Giuseppe Bruno del Consorzio della Città Essenziale che organizza questo momento. Buon lavoro! Grazie, buon lavoro e grazie a voi per la disponibilità sempre a mettere in evidenza le cose importanti. Grazie, grazie a Giuseppe Bruno e grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona continuazione di giornata.